E adesso veniamo a parlarvi della bionda consigliera di uomini e donne Tina Cipollari e di Vincenzo Ferrara. Insomma, come vi abbiamo già raccontato la settimana scorsa, a uomini e donne gira voce di spodestamento. E a prendere il posto di Tina Cipollari pare proprio debba essere Gemma Galgani. Certo, non per la mia gioia. Ma ho visto sul web che siamo in molte che la pensiamo nel modo analogo. Purtroppo temo che Maria De Filippi non la pensi come noi e sappiamo bene come funziona il gioco. Ma tralasciando questo, Tina Cipollari si è fidanzati con Vincenzo Ferrara, che è un noto ristoratore di Firenze. Insomma, non è Giorgio Manetti come in molte avevano già iniziato a fantasticare. I due sono stati visti passeggiare per le vie del corso di Firenze e la rivista Vero ha immortalato queste immagini e ha pubblicato un articolo a loro dedicato. La relazione comunque era nota da tempo, ma insomma Tina era abbastanza restia nel parlarne.